sunshine every day. Buongiorno a tutti. Ci troviamo a Padova da Beggiato Giancarlo, dove abbiamo realizzato un intervento in superbonus sostituendo la caldaia esistente con un sistema ibrido della Invergas, installato un impianto fotovoltaico da 8 kW con ottimizzatore di potenza, un sistema di accumulo Huawei da 30 kW e una colonnina di ricarica per auto elettriche Tesla. Bene Giancarlo, allora noi ci siamo conosciuti circa un anno fa. Eri un po' titubante, scettico all'inizio? Un po', cioè non avevo una netta conoscenza di quello che erano le problematiche, però la vostra azienda mi ha messo ben chiaro quali erano le procedure e mi sono convinto. Ecco. I lavori come sono stati realizzati? Le squadre come hanno lavorato? Ma direi bene, un'equipe di lavoro buona, professionale. Anche il lavoro d'ufficio, la burocrazia? Sì, certo, certo. Ecco, sempre ogni volta che avevo bisogno di un contatto erano sempre disponibili. Ecco, molto molto bene. Tutto quello quindi che ti ho promesso anch'io in fase di consulenza, quando ci siamo conosciuti, chiaro. Poi è stato puntualmente rispettato, tempi? Sì, sì. Devo riconoscere che la professionalità di Marco è veramente notevole. Per cui mi sono sempre trovato bene ogni qualvolta ho avuto necessità di informazioni, di chiarimenti e quindi ottimo. Bene, bene, bene Giancarlo. Quanto hai pagato per tutta l'operazione? Il costo è stato nullo, a parte le spese che ho dovuto sostenere come il rifacimento dell'impianto elettrico, alcune piccole modalità, però io di spese sostenute zero. Ecco, a parte l'allacciamento ovviamente. Beh, chiaro, quello dell'allacciamento. Benissimo, cauzione restituita. Restituita. C'è stato qualche problema anche tecnico che poi abbiamo risolto? No, direi che non più di tanto, no. E hai trovato semplice l'utilizzo dell'impianto, certo, tramite app? Certo, certo, certo. È chiaro e anche molto valido perché ogni qualvolta parlo con qualcuno che non sanno, gli faccio vedere la modalità di uso e consumo e accumulo e rimangono sorpresi e tanti sono pentiti di non averlo fatto. Ma sicuramente se dovessi avere delle richieste da parte di qualcuno sulla professionalità della tua azienda, non mancherò di parlare in maniera buona. Bene Giancarlo, io a questo punto ti ringrazio per la tua testimonianza. Se hai bisogno di qualcosa sai dove trovarmi e alla prossima.